Quindi affrontiamo un tema molto importante. Lo affrontiamo con Gianmarco Centinaio. Eccolo qua. Dove vuoi? Qua. Secondo Scannavino, che è presidente nazionale della CIA, che non è l'agenzia di investigazione. Dove vuole? Matteo Lasagna, vicepresidenza nazionale Confagricoltura. Buonasera e benvenuto. Giorgio Merletti, presidente nazionale Confartigianato. E poi ci vorrebbe una sedia per Maurizio Fugatti, se no gli do la mia. Ragazzi, eccolo qua. Bene, sono molto contento perché queste sono le persone con le quali parlo volentieri, cioè quelli dell'economia reale, quelli che danno la ricchezza a questo paese e che tanti ostacoli trovano sulla loro strada. E comincio proprio da loro, per sentire poi naturalmente la voce della politica, ma prima voglio partire da loro. E parto da Lasagna, vicepresidente nazionale Confagricoltura, perché Lasagna, qui c'è una questione importante, che è questa di questa sanatoria, no? Perché voi avevate chiesto la reintroduzione dei voucher per risolvere il problema di trovare manodopera, poi avete fatto dei corridoi in modo da farli arrivare dalla Romania, insomma avete fatto tante cose. Dovesse dire oggi qual è il nocciolo fondamentale del problema dell'agricoltura in questa crisi economica qui, cosa direbbe? Come la racconterebbe? Buonasera a tutti e grazie per l'invito, ma credo che una parola sola basti e si chiama burocrazia. So che è scontata, so che riempie la bocca non è scontato nulla. Di tante persone in questo momento, però oggi l'agricoltura soffre di una troppa burocrazia. Burocrazia che si confonde, se vuole, anche con la burocrazia buona, che certifica la qualità dei nostri prodotti e che dà la possibilità ai nostri prodotti di poter essere valorizzati e esportati all'estero. Però oggi non è possibile vivere sulla nostra pelle una sanatoria che a noi sostanzialmente non serve, che vede la capacità nostra perché di perché non serve? Ma per il semplice motivo, guardi, io vengo da una provincia non tanto lontano da questa, vengo da Mantova. Okay. E noi su Mantova come Confagricoltura abbiamo raccolto 2000 persone che, rimaste a casa per il Covid, potevano tranquillamente essere reimpiegate all'interno del settore agricoltura. Italiani, stranieri che avevano voglia di lavorare. Lo avete fatto. L'abbiamo fatto, abbiamo l'impossibilità di poterli assumere. Non c'è stato il bisogno voucher, del caporalato. No, ma nel modo più assoluto, guardi, il caporalato è una cosa distante anni luce dall'agricoltura italiana. Appunto, e da questo punto di vista dobbiamo essere assolutamente chiari. Appunto. Può esistere un sistema di sfruttamento che non ha ragione di esistere, perché oggi l'agricoltura che vuole produrre e soprattutto vuole cercare di essere protagonista del settore economico non ha bisogno di strumenti come il caporalato per poter esprimersi, e però questo non è possibile perché la burocrazia, i sindacati si oppongono a assunzioni temporanee, perché il periodo della raccolta è un periodo temporaneo, non è un periodo a tempo indeterminato, ahimè, e quindi noi siamo nell'impossibilità di avere da una parte bisogno e dall'altra parte non poter soddisfare quel bisogno, perché abbiamo... Cioè meglio di disoccupati che occupati temporaneamente. Le dirò di più, Confagricoltura poche settimane fa ha proposto addirittura la quarantena mobile, ovvero la possibilità, eventualmente dovessero aprire questi corridoi da Romania e Bulgaria, gli specializzati che vengono sempre per la vendemmia, di
la parola è brutta, però è quella che rende di più, relegarli in una parte dell'azienda, farli lavorare, però anche questo non è stato capito, per cui io credo che fra un po' veramente l'agricoltura morirà di troppa burocrazia e di un eccesso di rispetto. Agricola? Sì, io sono un imprenditore agricolo. Faccio latte per Parmigiano Reggiano. Ah, ho capito. Dove lo fa? Lo faccio nell'Oltrepò Mantovano, visto che Mantova è l'unica provincia al mondo che si presa di produrre da una parte grana padano e dall'altra parte Parmigiano Reggiano, a destra e a sinistra del Po. E lei è nel mezzo. Sì. L'azienda come va? L'azienda va bene, non mi posso lamentare. Viviamo una crisi feroce di quelli che sono i nostri prodotti. Il Covid ci ha limitato non tanto la produzione, quanto la capacità di poter esportare quello che è il Parmigiano Reggiano, così anche come il grana padano. E viviamo in una sorta di estrema precarietà, perché ci sono tante misure che questo governo ha messo in campo, che possono essere anche interessanti per il settore agricolo, ma che non hanno prima di tutto una programmazione e quindi una visione di medio e lungo termine. Poi sono lente. E soprattutto non vengono scaricate a terra, per cui viviamo una lentezza. Ma lei c'è stato agli Stati Generali? Io no, io sono solo e soltanto un umile vicepresidente. C'è stato il mio presidente, quello sì. Il presidente è stato contento? Deve chiederlo al mio presidente. Vabbè, ma lei, io non è che posso girare tutta Italia, me lo dica lei. Noi vogliamo una programmazione, non vogliamo tante leggi, sì, okay, non vogliamo tante sovvenzioni, vogliamo contento. Cercare di programmare quella che è la nostra capacità di fare gli imprenditori, basta, serve solo e soltanto questo. L'ha fondata lei la sua azienda? No, l'ha fondata mio nonno e gli sarò sempre grato per questo. E quindi è tanto che c'è. Certo. Vede, la cosa che tante volte non viene capita dell'agricoltura, che è resa in modo sempre molto bucolico, è che io oggi chiamo tradizione quella che 50 anni fa mio nonno chiamava innovazione. Certo. Io vorrei che mia figlia, che è qui e che ha solo e soltanto 2 anni, fra 50 anni, possa dire che l'innovazione che sto mettendo io, dalle nuove tecniche di ibridazione all'utilizzo della tecnologia tipo la mungitura robotizzata, fra 50 anni sia tradizione per migliorare quello che è il nostro prodotto, e quindi l'innovazione oggi è assolutamente necessaria. Sulla mungitura, come si chiama? Robotizzata. Dovrebbe andare dal ministro dell'economia, perché lui è un esperto sulle tasse di mungitura robotizzata. Se gli porta la macchinetta vedrà che la usa. Un disastro. Allora, andiamo da lei. Allora, Scanavino, Presidenza Nazionale della CIA, quindi siamo nel mondo dell'artigianato. Ah no, sì, CIA, ah, CIA non CNA, sì, CIA, agricoltura. Ecco, allora, mi dica un po' lei... Funziona? Ecco. Mi dica un po' lei. Sì, intanto con Lasagna e col presidente Giansanti noi condividiamo molte cose, perché siamo in un gruppo, diciamo, che cerca di condividere un percorso anche di rappresentanza degli interessi degli agricoltori, dell'agricoltura italiana, anche a vantaggio dei cittadini, perché noi che durante il Covid abbiamo continuato a lavorare abbiamo certo sofferto in alcuni casi meno di altri che sono stati fermi, ma non è stato facile. Immagino. Abbiamo dovuto tenere i lavoratori in sicurezza, non avevamo i trasportatori, non avevamo le mascherine, no? e ci veniva chiesto di fare cose che molte volte, no, si faceva fatica a fare. E poi abbiamo avuto una serie di problemi. Uno dei problemi principali è quello della manodopera, certo, ma uno dei problemi principali che va risolto, io l'ho detto ancora l'altro giorno in una trasmissione televisiva, pensando che noi abbiamo stabilmente 1,5 milioni di disoccupati che c'erano già prima del Covid. In che trasmissione è andato? Sky TG24. Robetta deve venire da me. Molto, molto volentieri, molto volentieri. Molto volentieri, molto volentieri. E 8 milioni di cassa integrati, che
noi potremmo far lavorare per periodi più o meno lunghi pagandoli alla tariffa che è fissata al contratto di lavoro. Mi hanno chiesto più di uno, ma se li fate lavorare perdono il diritto di tutelare, a noi questa roba qui non è che ci interessa granché, perché noi abbiamo bisogno di manodopera, vogliamo far lavorare gli italiani. Io penso che le frontiere con la Romania debbano rimanere chiuse, perché oggi c'è un problema sanitario che riguarda tutti gli italiani e quindi non possiamo mettere gli interessi anche legittimi di una categoria che ha bisogno di manodopera davanti agli interessi complessivi della nazione. Per cui la manodopera va trovata in Italia e c'è, ci servono 150.000 lavoratori, 8 milioni più 1,5 sono 9 milioni e mezzo. Allora quanto fa 150.000 su 9 milioni e mezzo? No, li troveremo. Allora ci si metta in campo per mettere in moto dei meccanismi di burocrazia leggera che ci consenta di fare le raccolte, perché le pesche le stanno raccogliendo con fatica, arriveremo alla vendemmia, arriveremo alle raccolte autunnali e saremo in difficoltà, no? Dopodiché io ho sempre detto a tutti, vedete che i raccolti gli agricoltori li hanno sempre fatti, facciamo anche quest'anno, lavoriamo anche di notte e la roba la raccogliamo, però non è giusto che un settore che ha sfidato il Covid, che ha dato da mangiare ai cittadini italiani, che ha continuato a lavorare guadagnando anche poco, no, sia messo in condizioni di non poter raccogliere. Questo è un po' il tema, no? Lei che fa? Io faccio il vivaista viticolo, produco piante di vite. Piante di vite. Dove? In Piemonte. Io sono piemontese con la mamma di Sogliano Rubicone, quindi sono metà romagnolo. Che vitigni fa? Tutti i piemontesi, Barbera, Moscato, Nebbiolo e un po' di internazionale. Buono, fa anche il Barbera, eh? Sì, però non faccio il vino, io faccio le piante. Non ce l'ha una bottiglietta qui. Potrei dare una piantina. Che no, la piantina non mi interessa. Ci vuole un po' di tempo. Se c'ha una bottiglietta, volentieri. Va bene. Allora, andiamo da Gianmarco Centinaio, perché Gianmarco Centinaio, a parte che è un mio cliente affezionato, diciamo, nella bottega di Dritto e Rovescio, ma è già da prima anche nelle altre, anche quinta colonna. Ma dunque tu sei stato ministro dell'agricoltura, quindi conosci la situazione, vieni da una città molto produttiva e quindi insomma sai di cosa si parla. Ecco, io vorrei che tu mi dicessi, perché voi avete molto combattuto, so, in questa parte di legislatura, appunto sul tema dell'agricoltura, sul tema della grande sanatoria, insomma un po' su tutto, ecco, vorrei il tuo parere su questo. Ma innanzitutto buonasera e ringrazio gli amici della Romagna per l'invito. In questa parte di legislatura abbiamo lavorato perché abbiamo fatto una contestazione al ministro Bellanova, che è quella che lei ha trasformato il Ministero dell'Agricoltura nella sede di Italia Viva. E questo per noi è inconcepibile, il fatto che ci sia un ministro che invece che fare il ministro faccia politica. Perché questo? Semplicemente perché quando si parla di agricoltura non si può pensare semplicemente in questo periodo di Covid che, visto e considerato che gli ipermercati erano pieni, allora il mondo agricolo andava bene. Perché questo è stato il discorso banale, scontato e devastante che è stato fatto da quel ministro. Il mondo agricolo è vero, sicuramente l'ha pagata meno di altri mondi. Io ho fatto anche il ministro del turismo ed è un settore che è devastato da questa pandemia. Però il mondo agricolo in questo momento la sta pagando in modo pesantissimo, la sta pagando sul vino, la sta pagando sul florovivaismo, la sta pagando sul formaggio, sulla carne suina. Ci sono tutta una serie, e ho detto semplicemente alcune filiere che riguardano, importanti, che riguardano il mondo agricolo. Ma se queste filiere ti chiedono un aiuto e tu l'aiuto non glielo dai, vuol dire che A, sei disinteressata, B, non capisci niente di quel settore.
e soprattutto nel momento in cui, quando si è parlato di manodopera, il ministro, in quella famosa conferenza stampa dove mi ricordava piange il telefono, no? Si è messa a piangere, mi sembrava la Fornero, perché non puoi, per far passare una tua idea sbagliatissima, tirar fuori quattro lacrime perché dovevi commuovere mezza Italia. Il ministro prima dice che bisognava fare una sanatoria per 600.000 immigrati, poi gli immigrati sono diventati 300.000, poi adesso scopriamo che ad oggi sono 17.000, e da 600.000 a 17.000 c'è una bella differenza, FIA. E allora la proposta che abbiamo fatto, e in quel periodo tutte le confederazioni agricole, tutte, CIA, Confagricoltura, Coldiretti, tutti avevano detto non serve a niente. In quel periodo il Ministero degli Interni disse non serve a niente. In quel periodo il sottosegretario Abbate, che è il sottosegretario all'agricoltura, disse ministro, quella sanatoria non serve a niente. Perché? Perché ci sono gli italiani che hanno voglia di lavorare, perché ci sono gli italiani che sono disponibili in questo momento storico a dare una mano all'agricoltura. E quindi bisogna, come è stato detto da chi mi ha preceduto, bisognava fare un grandissimo lavoro di diminuzione della burocrazia, ma anche di andare incontro a quello che stavamo proponendo. Noi semplicemente abbiamo fatto una proposta, abbiamo detto facciamo dei voucher più snelli, non quelli che ci sono adesso che sono quasi inutilizzabili, facciamo dei voucher più snelli e permettiamo agli italiani di poter andare a lavorare, permettiamo agli imprenditori agricoli di poter dare, di poterli utilizzare velocemente, utilizziamo chi percepisce il reddito di cittadinanza. Oh ragazzi, c'è gente a casa che non fa un cazzo tutto il giorno, perché io capisco che il reddito di cittadinanza debba essere una cosa che deve aiutare chi non ha lavoro, ma nel momento in cui però c'è qualcuno che il lavoro te lo propone, alla terza volta che dici di no, io il reddito di cittadinanza te lo levo, perché non è che devi aspettare di avere il posto in ufficio con l'aria condizionata a un metro da casa in smart working e chissà che cosa. L'accordo che era stato fatto in quell'esperienza di governo con il Movimento 5 Stelle era un'offerta di lavoro. Allora è meglio stare a casa e non fare niente tutto il giorno o andare a lavorare? Per me è meglio andare a lavorare. Avevamo anche detto, visto che si tratta di un lavoro a tempo determinato, nel momento in cui finisce quell'esperienza lavorativa torni a prendere il reddito di cittadinanza. No, perché i sindacati non vogliono. E allora prendiamo il sindacalista e dice al sindacalista va a lavorare anche a te. Ma c'è da mettere mano, ci vorrebbe la Dea Calì, quella che ci aveva tante mani. Bene, mi dia il numero, la chiamo in trasmissione, signora. Lo vedo. Abbiamo capito. Giorgio Merletti, presidente nazionale Confartigianato, altro punto assolutamente centrale della nostra economia, non vi sto neanche a dire perché tutti lo sapete, l'artigianato italiano è un artigianato di eccellenza, è un artigianato fatto da padre in figlio, non pesa sullo Stato perché la maggior parte dei mestieri vengono imparati all'interno della bottega dove si lavora. Insomma, è una cosa, è una realtà che dà e non chiede, e quindi è una realtà che andrebbe sostenuta in tutti i modi possibili e immaginabili, anche perché la bottega artigiana spesso, come ci dirà il Presidente, non è fatta da 100 persone, non è fatta da 50 persone, a volte è fatta da 3 persone, quindi 3 persone che lavorano. E quando gli è stato chiesto, usate intanto i risparmi e nel frattempo che arrivano i soldi, non tutti hanno i risparmi da parte, e in 3 mesi quei risparmi, la media è 15.000 euro, vengono finiti. Quindi ho l'impressione a volte che ci sia un distacco tra
quello che viene pensato a Roma e qual è la realtà proprio concreta. Io farei dei pulmini che li guido io, dove carico gruppi di parlamentari e li porto dove vado a fare io le inchieste in Italia. No, pago io la benzina, che non si sa mai, pago io il gasolio, gli porto anche il pranzo al sacco, insomma faccio una cosa fatta bene. Ecco, allora, a parte gli scherzi, ma siccome è estate, siccome è agosto, e quindi tento anche, insomma, se facciamo qualche sorriso, sennò diventa troppo pesante. Allora Presidente, ci racconti un po' dei problemi del vostro magnifico settore. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, molte delle domande ha già dato che le risposte. Beh, innanzitutto devo dire, precisare, non prendetela male, ma in questa regione c'è qualcuno che non la pensa così. È un certo professor Prodi, secondo cui il problema di questo paese è la è la dimensione d'impresa, ovvero queste piccole imprese hanno le produttività, articolo sul Messaggero del giorno 3 di maggio di quest'anno, domenica. La produttività nelle piccole imprese, quindi anche quelle artigiane, è pari a quelli della pubblica amministrazione. Allora io dico, ma questo fenomeno l'ha mai visto un'azienda artigiana? C'è mai stato in un'azienda artigiana? E allora prima di dire cazzate bisogna informarsi, perché l'ignoranza non è ancora annoverata fra le virtù. Ok? Ma non è solo. Mi ricordo che le stesse cose le diceva allora, qualche anno fa, perché poi dopo ho sbagliato l'account di Twitter, invece di usare quello farloco ho usato il mio e tatatam m'han beccato, lo dissi anche del governatore della Banca d'Italia e del suo allora direttore generale, e mi scappò a Palazzo Koch, albergano gli sfollati dal cervello, solo che mi hanno preso e loro ho dovuto andare a spiegare il perché. Perché anche questi signori non sono mai venuti a una nostra assemblea. Correva l'anno 2017 e per la prima volta il governatore della Banca d'Italia è venuto a una nostra assemblea. Almeno ho capito cosa diciamo. Poi non è venuto più, perché quest'anno l'abbiamo fatta. Ma è una cara grazia, perché, guardi, io la prima cosa che mi sono rimasto scioccato, sono stato eletto a dicembre 2012, nel 2013 sono andato alla prima assemblea della Banca d'Italia, il governatore ha tenuto la sua relazione e ha detto, e sui Monti dei Paschi, 2013, e sul Monte dei Paschi di Siena abbiamo vigilato con intensità crescente, e mi è scappato, ostia, se non l'avessero fatto chissà cosa andava in piedi dopo qualche tempo, no? Perché mai nessuno deve fare le cose in questo paese. Quindi vede che noi siamo un problema per questo paese, perché non hanno capito niente. È vero quello che diceva lei, una cosa molto semplice: il futuro di questo paese non sta nella dimensione d'impresa, ma nella qualità dei prodotti. E a chi mi viene a dire, ah, ma tu perché rappresenti piccoli? Le balle, provate a pensare cos'era la grande Olivetti. Provate a pensare cos'era la grande Olivetti. Abbiamo visto che fine ha fatto sto povero uomo, morire in Svizzera al massimo della sfiga, non ti fanno l'autopsia, non sai mai di cosa è morto. Quanti siete di artigiani in Italia? Beh, noi ne rappresentiamo 700.000 fra imprese e imprenditori, siamo la più grande e poi tutti gli altri arrivano presso. Ma il problema è vero, sa qual è? Che il 99,4%, e finiamola con la storia delle PMI, il 99,4% sono MPI, che sono le micro e piccole imprese, fino a 49 addetti, e qui mi veniva in mente il presidente della provincia di Trento, M49 è un orso, no? Prodi ci vorrebbe in gabbia, ma noi tanto comunque riusciamo a scappare sempre, e quindi in gabbia non ci metteranno mai e andremo avanti a fare il nostro lavoro. Il futuro di questo paese nell'agricoltura, dove volete voi, sta nella qualità dei prodotti, non nella dimensione d'impresa. È per questo che siamo riconosciuti all'estero. Le nuove tecnologie, e ben vengano, dove sta il problema? Certo, nessuno pensa di fare la Pietà di Michelangelo con la stampante 3D che potrebbe essere fatta. La Pietà di Michelangelo ha un suo valore perché è stata fatta così, con questi tempi, con quelle cose, sì, con quei tempi. Sì, e l'Italia è ricordata per quelle cose lì, non per la Fiat. Abbiate pazienza. Lei cosa fa? Falegname.
Senta, falegname, che fa del falegname? Fa tutto, è specializzato? No, prima, fino a qualche anno fa, fino al 2016, ci occupavamo più di infissi esterni, poi l'edilizia piace o non piace, vedremo cosa succede col 110%, se si riprende un pochino, perché dovrebbe riprendersi, speriamo. E quando finiranno prima o poi gli annunci, torneremo a avere uno Stato ancora costituzionalmente che si identifica come tale, perché io agli Stati Generali ci sono andato, ma a memoria della storia, perché purtroppo sono anche laureato, invece sono un falegname, mi ricordo che dopo gli Stati Generali, in una certa parte del mondo non lontana da noi, ci fu il giuramento della pallacorda, ma il giuramento della pallacorda deve essere il popolo di un certo tipo, in un certo modo, che si unisca tutto a fare alcune cose. Era l'inizio della Rivoluzione Francese, però... E qui invece c'è stato solo quello della palla. Io però... All'ex ministro Centinaio una domanda gliela faccio col sorriso sulle labbra. Io non ho capito perché vi siete andati a questo governo. Perché ve ne siete andati a questo governo? Con voi si riusciva a parlare. Io ho detto, tutto sommato arriva un partito organizzato che strutturalmente è come il PD. E ogni tanto si sbaglia. Facciamo un esempio, visto che lei anche è un imprenditore. Lei in un'azienda dove c'è il suo socio che ha il 60% e lei ha il 40%. Tutte le volte che lei fa una proposta, il suo socio che ha il 60% gli dice di no. E una volta no, e una volta no, e una volta no, e una volta no, e una volta no. Ma lei dopo un po', col 40%, deve decidere o rimane con un socio che decide sempre lui e lei rimane lì a fare quello che deve fare da parafulmine, perché poi la gente non andava dai 5 Stelle, perché i parlamentari 5 Stelle non vanno sul territorio, i parlamentari 5 Stelle stanno a casa quando tornano sul territorio. Noi tornavamo sul territorio e la gente ci diceva: ma Centinaio, ma tu sei al governo, ma perché non riesci a fare questa cosa? Perché c'è i 5 Stelle che sono più grandini di noi, e una volta, due, tre, quattro, poi sembrava una scusa. Va bene. Quello che successo dopo però l'abbiamo visto. Quello che è successo dopo non ce lo immaginavamo neanche noi, perché se no ci restava, giusto? Ma non perché lo so, per tanti quello non lo so. Mi scusi Centinaio, per quando vi ho visto fare, perché alcuni noi non ci siamo mai conosciuti prima, ma Garavaglia lo conoscevo, Guido Guidesi li conoscevo, che sono tutti della nostra zona, cioè bestialità del genere non ne hanno mai fatte, e neanche ne avete fatto quando c'eravate voi, perché comunque c'era un'interlocuzione di un certo tipo e di qualità. Con questo è un disastro, con loro, perché lo era anche prima. Cioè questi a noi già, a Gentiloni gli avevamo detto, quando si parlava di reddito di inclusione: ma cosa vuoi includere? Tu devi creare lavoro, perché è il lavoro che è inclusivo. Tu, se gli dai lavoro a una persona, questo può stravedere lontano la vita, mettersi una famiglia, comprarsi una casa. A quello che è arrivato dopo gli abbiamo detto la stessa cosa: non il reddito di cittadinanza serve, ma il lavoro di cittadinanza. Ma erano le proposte che facevamo anche noi, ma poi quando ti trovi lì ed è sempre no, che cosa fai? Certo che sono poi... Allora. Noi abbiamo trovato il muro dopo. Anche noi trovavamo il problema, che anche noi trovavamo il muro. Perché quando... ti faccio un esempio, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Nel momento in cui io, ministro del turismo, voglio portare a casa dei provvedimenti sul turismo che dovevano per forza passare da altri ministri, perché erano in collaborazione con altri ministeri ed erano ministri del Movimento 5 Stelle, che di turismo ci capiscono come io capisco di energia nucleare, cioè zero. Quando sono andato dal presidente Conte, e io sono un manager nel settore del turismo, quando vado al presidente Conte e dico: presidente, ho un problema con Tizio, Caio e Sempronio, lo possiamo risolvere? Perché devo portare a casa dei provvedimenti. Sai qual è stata la risposta? Vabbè Centinaio, se non capisci niente di turismo, ridammi la delega. La mia risposta è stata: signore, tappate le orecchie, ma vada via il cu. Allora, Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. Ma allora l'orso? Voi le ultime notizie sull'orso. Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito che ci è stato fatto. L'orso
diciamo, sta viaggiando per le montagne del Trentino, lo teniamo monitorato perché è stato radiocollarato e quindi abbiamo una informazione ogni 15 minuti sui movimenti che fa. Quindi lo teniamo, diciamo, sotto controllo. Vabbè, insomma, si può stare tranquilli. Si può stare tranquilli finché non, e ovviamente l'auspicio non è questo, finché non si metterà, qui ho degli agricoltori qui vicino, quindi so che finché non si metterà a fare quello che ha sempre fatto, cioè ammazzare gli animali, entrare nelle malghe, entrare nelle stalle, asini, capre, mucche, tutto quello che arriva, ma soprattutto entrare all'interno delle strutture, perché lui ci entrava, sfondava la porta con le zampe, col rischio che dentro quelle strutture ci siano gli allevatori, gli agricoltori, e che quindi cosa può succedere dopo. Quindi questo è il tema è che è un soggetto pericoloso e che potrebbe, e questo non lo dico io, lo ha detto la commissione locale per la sicurezza, che questo è un soggetto pericoloso e per questo deve essere catturato. Dopodiché è un soggetto, mi sento di dire, straordinario, perché quello che ha combinato riuscendo ad uscire due volte da questo recinto che è stato certificato da ISPRA, che ISPRA è, diciamo, il soggetto nazionale che certifica. Sembra queste... un cugino di Vallanzasca, ogni tanto chiamatelo come volete, ecco, voglio dire. Però è chiaro che per il sistema agricolo trentino, quando ti arriva un soggetto di questo tipo e ti arriva nella tua azienda, ti arriva nelle tue stalle, nelle tue maghe, poi non è l'orso Yogi, ecco, capisci? Certo, lì l'ideologia è potente, non vede, acceca, perché uno dice vabbè, va catturato, forse va abbattuto, non lo so quel che va fatto, perché ci sono degli interessi superiori a difendere. Scoppia un casino che sembra che siamo a caccia. Il tema è che il Trentino è stato il primo a fare questo progetto di ripopolamento con gli orsi sul suo territorio. Politicamente noi eravamo contrari all'epoca, ma non è questo il tema. Il fatto è che questo progetto aveva dei numeri che il territorio poteva sopportare. Questi numeri erano 50, 60, ok, al netto di non avere soggetti pericolosi. Adesso questi numeri sono 90/100, l'anno prossimo saranno di più, perché ci sono i cuccioli, ci sono quelli che nascono ovviamente. E il nostro territorio è un territorio piccolo per questi numeri, è un territorio che non riesce più a contenerli sotto l'aspetto ambientale e anche a permettere, diciamo, la vivibilità sociale nelle zone di montagna. E quindi questo è quello che chiedo al ministro. Ministro, tu hai le tue idee, io ho fatto il sottosegretario nel Conte 1, quindi Costa lo conosco. Hai le tue idee? Vabbè, va bene, voglio dire, però mi devi dare la soluzione, perché fra 3 anni, quando non saranno più 90 e saranno 110, 120, i casi di soggetti pericolosi ce ne saranno, ma soprattutto quei numeri lì non riusciamo più a gestirli. Mi devi dire cosa devo fare. Chiaro. Perché altrimenti da noi, e se un presidente della provincia ha questa posizione, è perché la propria popolazione, ritengo, la pensi per la gran parte, chiaro, in questo modo. E non è che i trentini sono cattivi e se tu esci dal Trentino sono tutti buoni, non è così. È che i trentini lo vedono sulla propria situazione quotidiana, il fatto che se devi andare in montagna non puoi più andarci come una volta, se devi andare a raccogliere funghi non puoi più andarci come una volta, se devi fare una passeggiata non puoi più andarci come una chiaro volta. Questo è il tema. Chiaro. Dunque, senti, hai sentito, tu vivi in una realtà molto, anche tu, produttiva, insomma, importante, agricoltura, artigianato, insomma, c'è un po' di tutto in quella zona. Ecco, hai sentito quello che hanno detto i rappresentanti, no? Sono stati tutti e tre molto chiari, molto veloci, e quindi vuol dire che hanno le idee chiare. Cosa diresti da presidente della provincia e anche ovviamente da rappresentante della Lega? Beh, innanzitutto in questa fase qua, diciamo, particolare, siamo anche noi preoccupati sul tema agricolo, sul tema della manodopera e su come riuscire a fare la raccolta. E non nascondo che ovviamente noi siamo una provincia autonoma, però
giustamente abbiamo le interlocuzioni anche per le materie di competenza con il governo nazionale, quindi stiamo attendendo una presa di posizione, diciamo, più o meno ufficiale da parte del ministro sul tema come risolviamo il tema della manodopera. E devo dire, questo lo dico senza polemica, che ogni qualvolta noi come regioni abbiamo posto un tema al governo di quelli più spigolosi, tante volte ci siamo dovuti arrangiare. Quando è stato il momento di decidere quante erano le persone all'interno di un ristorante per far riaprire i ristoranti, cioè, se aspettavamo al governo ci sarebbero ancora le tabelle dell'INAIL e i ristoranti probabilmente non avrebbero riaperto, quindi c'è stata una forzatura delle regioni che hanno detto no, li apriamo con queste, assumendoci anche qualche responsabilità, perché il governo non decideva. Fu quella volta che si fece una riunione della conferenza Stato-Regioni alle 2 di mattina in videoconferenza, penso sia stata la prima volta nella storia della Repubblica, sicuramente in videoconferenza alle 2, la prima volta nella storia della Repubblica, non so se hanno mai fatto alle 2 a Roma una Stato-Regioni, ecco, per dire che siamo arrivati a quel punto lì, e in quella sede lì le regioni imposero di dire no, ok, le tabelle INAIL le mettiamo da una parte e apriamo con queste metrature all'interno dei ristoranti, se no non apriva nessuno, e quindi ci siamo arrangiati fondamentalmente. Noi siamo una provincia che ha aperto i nidi e le materne, credo che siamo stati uno dei pochi se non gli unici. Se aspettavamo il governo nazionale, nidi e materne giugno-luglio, se aspettavamo il governo nazionale probabilmente non andavamo da nessuna parte. Adesso vediamo cosa decidono di fare. C'è il tema che sentivo dell'importazione di manodopera dalla Romania. Io provengo da un territorio che, va anche detto, è stato anche fortemente colpito dal Covid nel periodo duro, e vedendo i numeri che ci sono oggi del contagio all'interno della Romania, qualche preoccupazione ce la dobbiamo porre. Quindi quello che ci sentiamo di dire è che il governo dovrebbe fare velocemente una semplificazione. Cioè, il tema dei voucher, che è un tabù, credo che il tema dei voucher, Centinaio, era un tema anche con cui i 5 Stelle si litigava tutte le volte, si era mai trovato la quadra. E allora, magari se il governo derogasse su qualche criterio dei voucher, questo potrebbe essere sicuramente un intervento importante. Ma non escludo che le siano le regioni alla fine a doversi arrangiare, perché comunque il governo ha prorogato l'emergenza, con l'emergenza, insomma, qualche limite di andare a prenderci degli spazi di autogoverno, volendo ce l'abbiamo, ecco, grazie a noi come provincia autonoma ce l'abbiamo comunque, però con l'emergenza ce l'abbiamo ancora di più. Quindi adesso valutiamo nei prossimi giorni se il governo dà una risposta, oppure come è stato le deleghe, no, per il lavoro in borderline a volte sugli ammortizzatori sociali su alcune altre cose no, però essendoci in emergenza io le risposte ai miei agricoltori le devo dare, e allora o apriamo all'importazione di manodopera straniera sapendo i rischi che ci sono e li abbiamo sentiti anche da voi, oppure o il governo facilita le regole, oppure in qualche modo ci dobbiamo arrangiare. Sul tema di intervenire verso chi prende i sussidi, perché noi abbiamo dei sussidi anche nostri verso chi, diciamo, è in difficoltà lavorativa, noi questo intervento l'abbiamo fatto, cioè abbiamo detto vai a lavorare in agricoltura oppure ti togliamo il sussidio che c'è, diciamo, il classico ammortizzatore sociale. Questo è un percorso che abbiamo da poco iniziato, deve essere congiunto anche con la formazione dei lavoratori. Questo lo dico soprattutto nei confronti delle aziende agricole, perché le aziende agricole hanno anche bisogno di personale, sì, italiano, diciamo, ma che deve essere formato, perché comunque una qualche formazione la devi avere. Però questo, diciamo, questo meccanismo in cui cade il sussidio se non accetti il lavoro, noi lo abbiamo impostato da poco, ma lo abbiamo impostato. Bene, facciamo un veloce giro e poi voltiamo pagina. Riparto da lei. C'è una questione che riguarda la protezione del prodotto italiano, che la riguarda sia dal punto di vista della contraffazione,
e la riguarda dal punto di vista delle importazioni troppo facili a costi inferiori per questioni di violazione dei diritti dai paesi da cui vengono importate. Ecco, da questo punto di vista voi qual è la vostra, il vostro, qual è, diciamo, la vostra posizione? Ma la nostra posizione è una posizione molto chiara, e il Covid ha aumentato ancora di più questa condizione e questa convinzione. Noi abbiamo uno splendido paese, si pensa che l'agricoltura sia solo e soltanto sulla Val Padana, sulla pianura padana, non è così. Noi abbiamo fin da subito, fin dall'inizio della presidenza Giansanti, detto che dobbiamo aumentare la nostra capacità produttiva per due semplici motivi. Non solo e soltanto sicurezza alimentare e minor dipendenza dagli stati esteri, ma soprattutto capacità di conquistare sempre più mercati. Perché se noi pensiamo, e mi perdonino i produttori di ortofrutta, che con 4 cassette di ciliegie super belle e di una biodiversità splendida possiamo conquistare mercati come quello cinese, come quello asiatico o come quello americano, noi ci sbagliamo di grosso. E quindi i mercati si conquistano perché c'è una costante fornitura di produzione. Noi dobbiamo ritornare ad aumentare quella che è la nostra produzione sul nostro territorio. Questa è l'unica ricetta che possiamo contemplare. Facendo cosa? Utilizzando tecnologie assolutamente innovative, capendo che oggi i 120 quintali di mais all'ettaro non sono più contemplati, perché fatti di una tecnologia vecchia di 20 anni. È bello parlare di grani antichi, fa molto fascino se possiamo essere così comunicativi, però dobbiamo anche capire che noi dobbiamo programmare molto bene quello che è il nostro settore se vogliamo che il nostro settore sia all'altezza di quelli che sono i nostri competitor. Okay. Non è possibile avere una concorrenza dalla Spagna sull'ortofrutta, non è possibile avere una concorrenza dalla Spagna sull'olio, ad esempio. Non è possibile dipendere da prodotti olandesi dal punto di vista della zootecnia. Abbiamo tutte le capacità imprenditoriali, manageriali per poterci esprimere. Dobbiamo solo e soltanto aumentare quella che è la nostra capacità produttiva con una sorta di programmazione. E qui mi lasci spezzare una lancia, ma non per piaggeria, non perché sono questa sera alla vostra festa, in riguardo a Gianmarco, perché con Gianmarco avevamo cominciato quella programmazione di stati generali dell'agricoltura, dove finalmente dopo tanti anni si dava un indirizzo vero e proprio a quella che era l'agricoltura, a quella che era la nostra capacità produttiva su alcuni settori. Noi siamo fortissimi su tanti settori dell'agricoltura, però dobbiamo avere una visione imprenditoriale, dobbiamo concentrarci su quella che è la nostra capacità mettere produttiva. Mettere le cose al loro posto, insomma. Grazie. Torno a lei. La Spagna, d'accordo. Poi ci sono anche i paesi magrebini che ci fanno... C'è stata la famosa storia dell'olio, eccetera, che sono storie, francamente, glielo dico da giornalista, incomprensibili. È difficile anche capirle, perché sono talmente evidenti, è come dire che l'acqua è bagnata, cioè non è che c'è... Te lo spiego, ecco. Allora, da questo punto di vista, cioè di questa difesa, direi proprio, senza promozione sì, ma anche difesa del marchio, perché i marchi sono come delle gemme, vanno protetti, vanno custoditi. Ecco, cosa mi dice? No, sicuramente, dice la lasagna, avevamo iniziato un ragionamento con Gianmarco, che poi in qualche modo si è interrotto e forse il Covid ha ulteriormente aggravato la situazione. Noi abbiamo tante agricolture, ma tutte di grande qualità. Abbiamo bisogno di individuare non solo con gli agricoltori, ma con i trasformatori della grande distribuzione, dei processi di tutela e di riconoscimento delle produzioni italiane, siano esse finite, fresche o materia prima trasformata, perché il tema vero che molte volte ci mette in difficoltà è la tracciabilità della materia prima all'interno dei prodotti finiti, perché poi i cittadini al supermercato trovano il prodotto finito. E allora
c'è necessità che qualcuno, un decisore politico, ci metta al tavolo e ci faccia ragionare anche incentivando o disincentivando, perché non è che si devono finanziare tutti allo stesso modo. Chi ha determinati comportamenti deve avere determinati trattamenti, e altri no? Sì, sì, non e poi ragione. Serve la diplomazia commerciale, cioè se noi abbiamo l'invasione di uva da tavola egiziana negoziata su una piattaforma olandese e poi arrivata in Italia, vuol dire che abbiamo perso il controllo del sistema. Chiaro. Perché casomai dovremmo essere noi che compriamo l'uva da tavola egiziana, se fosse il caso, no, perché ce l'abbiamo a vista, no? Allora c'è un problema di regole da far valere anche a livello di Unione Europea per regolare i mercati in modo da avere un'offerta, anche se deve venire dall'estero, che sia progettata per non inflazionare il nostro mercato. Quando ci sono le pesche romagnole non devono arrivare dalla Spagna, quando ci sono i pomodori del sud Italia non devono arrivare dal Marocco. Un po' prima, un po' dopo possono anche arrivare, perché okay, servono lì tutti. Questo è quello che noi ci aspettiamo. Senta Merletti, mi dica una cosa, se dovesse dire la priorità di intervento legislativo nel settore dell'artigianato, quale direbbe? Va un po' in direzione di quello che dicevo prima del sacro pensiero del professor Prodi: non si cresce per decreto legge. Noi abbiamo detto, è inutile che si dica che le imprese devono crescere, fin tanto che c'è una legge dell'artigianato che ci vincola lì, perché ci vogliono tenere in quelle gabbie lì, noi non cresceremo mai. Semplice, da un punto di vista legislativo, l'abbiamo chiesto alla conferenza, quando ci siamo incontrati, agli Stati Generali, gliel'abbiamo posto come condizione, ce ne assumiamo la responsabilità, chiedere di cambiare la legge sull'artigianato, perché questo per noi è un vincolo. E guardi che c'è chi ci vuole così. E qual è nella legge dell'artigianato il vincolo più peggiore? Quale dimensionale? Lei non può avere più di tanti dipendenti, infatti molte delle nostre aziende cosa fanno? Arrivano a un certo punto, non possono più diventare più grandi, ne fanno partire un'altra. Per quale motivo? Questa è una dal punto di vista dimensionale. Poi c'è tutto, sono altre cose. Sì, no, ma lei, questo... No, ma è un'altra cosa. Lei faccia il conto che in Italia si legifera per 24.000-25.000 imprese e poi si fanno le deroghe per 4.600.000 imprese. Cioè proviamo una volta a rovesciare le cose, si facciano le leggi per 3.600 imprese, che è la realtà produttiva in Italia, quello che si diceva prima, e poi si facciano le giuste deroghe per tutte le altre, non esatto il contrario. Poi c'è una legge dello Stato totalmente disattesa, che è la 180 dell'11/11/2011, lo statuto per le imprese, il primo firmatario era Raffaello Vignali, sì, Vignali. Recepiva lo Small Business Act a livello comunitario, sì. E c'è scritto come crescono le imprese, per esempio nel codice degli appalti il general contractor che fa lavorare lui, chi diventerà grasso? Il general contractor, lui, perché poi magari gli faccio che un concordato me lo frego pure, manco lo pago. Cioè negli Stati Uniti, in Canada, in Corea, questo c'è un vincolo dove tu una percentuale, certe attività non le faccio io perché io non sono in condizione di fare, le deve fare lui, le deve fare centinaio. Loro devono farlo perché loro hanno queste competenze, è giusto che debbano guadagnare, così si cresce. Ok. Non si diventa grandi per decreto legge. Bravo! Maurizio Fugatti, allora, diciamo dal punto di vista di aiuti alle imprese, no? Voi cosa avete fatto? Cosa avete potuto fare soprattutto? Allora, noi abbiamo, parlando prima di andare a cercare degli spazi di autonomia, sì, appena è iniziato, diciamo, il Covid, abbiamo fatto una legge in materia di semplificazione di appalti che, vedendo insomma quello che è arrivato oggi, ma quello che arriverà anche nei prossimi mesi, perché tutti abbiamo il timore, e lo dicono i numeri degli uffici, diciamo, macroeconomici, che quando saranno finiti gli interventi dello Stato, perché non è che lo Stato può impedire di licenziare in eterno, okay? Il rischio è che ci sia purtroppo una crisi lavorativa barra sociale, non lo auspichiamo, ma insomma questo
questo è quello che purtroppo sono le previsioni. Conseguentemente abbiamo fatto una legge, due leggi, che cercano di semplificare in materia di sburocratizzazione e di appalti soprattutto per cercare di velocizzarli, perché come dice il Presidente non è che col decreto legge fai la ripartenza, devi e magari a volte non hai i soldi, ma devi creare le condizioni per poterli spendere più velocemente questi soldi. E allora abbiamo fatto questa legge che in tema di appalti era semplificativa, che al di sotto di determinate soglie venivano riviste le modalità di affidamento, più semplificate, più velocizzate, eccetera. Il governo ce l'ha impugnata. Il governo ci ha impugnato questa legge, sia la provincia di Trento che la provincia di Bolzano, ha impugnato questa legge e questo ci ha un po' messo in difficoltà, soprattutto col fatto che poi quando il governo ha fatto il decreto semplificazioni ha preso la nostra legge, non voglio dire che l'abbia fra virgolette copiata, non dico questo, però dico che tanti spunti erano quelli e li ha messi nel decreto semplificazione, e quindi c'è stata un po' una schizofrenia degli uffici ministeriali che probabilmente non capiscono qual è la difficoltà dei territori. Adesso molto probabilmente ritengo questa impugnativa verrà tolta, perché non c'è motivo, se poi il governo ha fatto la stessa legge di semplificazione con più o meno gli stessi criteri, e quindi questo è quello, il modello in cui siamo intervenuti. Poi abbiamo fatto degli interventi anche a fondo perduto su determinate categorie che sono state messe in difficoltà dal lockdown. Noi siamo una provincia di 530.000 abitanti, quindi siamo abbastanza piccola, però in realtà siamo un piccolo stato, perché tolta la difesa, tolta l'ordine pubblico e tolto, voglio dire, i rapporti internazionali, le competenze le abbiamo tutte. Ora abbiamo fatto un intervento finanziario importante sul fondo perduto per le imprese che hanno avuto difficoltà. Credo che comunque da questa situazione di crisi ci possiamo uscire se creiamo lavoro. Dobbiamo lavorare per creare lavoro. Il lavoro lo creiamo con gli investimenti pubblici, lo creiamo mettendo le risorse pubbliche che ci sono il prima possibile in circolazione. Magari non ne servono tante di più perché prima le dobbiamo mettere in circolazione, ma questo è alla base di tutto. Credo serva una oggettiva semplificazione e sburocratizzazione, e su questo il governo non deve essere schizofrenico e dire ai territori no e poi lo fa lui, perché altrimenti non riusciamo a Chiaro. Rischiamo di perdere tempo per niente. Concludi tu, Gianmarco, di quel che ti pare. Ma io condivido quello che è stato detto, nel senso che quando si deve rilanciare il nostro paese, non lo si può fare solo per decreto. Farlo per decreto vuol dire ragionare solo sull'emergenza e quindi cercare di risolvere quello che stai vedendo in questo momento. Io sono molto spesso, quando durante quella breve esperienza, 14 mesi da ministro, mi dicevano sempre: ma tu giochi all'attacco, cerchi sempre di attaccare. E io penso sempre che quando sei in difficoltà, quando c'è l'avversario che comunque ti attacca, in questo caso la crisi, il Covid, che ci mette in difficoltà, noi dobbiamo rilanciare. Se vogliamo uscirne il più velocemente possibile, dobbiamo rilanciare, perché nei momenti di difficoltà che gli imprenditori più importanti o quelli che hanno la testa pensano e crescono più velocemente rispetto agli altri. L'Italia non lo sta facendo, non vedo da parte di chi in questo momento dovrebbe governarci la voglia di far sedere, come era l'idea che avevamo durante quei mesi, di far sedere i vari mondi produttivi e dire: benissimo, ok, siamo in un momento di crisi, ma che cosa vogliamo fare da qui a 10 anni? Che era l'idea che avevamo quando parlavamo dei famosi stati generali sull'agricoltura. Noi avevamo detto, per esempio, cerchiamo di capire che cosa ha fatto la Spagna, perché si parla, per esempio, in agricoltura si parla spesso della Spagna, no? Cosa ha fatto la Spagna? Un piano strategico sull'agricoltura. Ha preso alcune filiere che riteneva fondamentali, li ha aiutate e gli ha permesso di diventare i primi della classe. Cosa ha fatto l'Olanda? La stessa cosa. Cosa hanno fatto gli altri paesi? La stessa cosa. Quello che noi volevamo fare era questo: prendere con il mondo agricolo e dire in che direzione vogliamo andare, quali sono le filiere che vogliamo utilizzare. E questo modo di lavorare, che è il modo di lavorare
tipico delle aziende private, perché è logico che se non hai mai lavorato in vita tua queste idee non le puoi avere. Io penso un 5 Stelle che cosa vuoi che abbia fatto in vita, no? E quindi magari questo modo di lavorare non ce l'hanno, ma quest'idea la si può portare, lo può fare il ministro delle attività produttive, lo può fare il ministro del turismo, lo può fare il ministro della cultura, lo può fare il ministro dell'agricoltura, lo possono fare tutti i ministri che hanno la possibilità di potersi mettere a confronto con il mondo imprenditoriale, e facendo così cerchiamo di capire quale direzione vogliamo dare al nostro paese. Un giorno un amico mi ha fatto un esempio banale ma molto importante, mi ha detto, perché abbiamo detto: ma secondo te sull'agricoltura sono stati messi tanti soldi? E mi ha fatto un esempio, tu pensa i soldi che avevi in mano la Bellanova è come un grandissimo sacchetto di coriandoli. Se tu vedi il sacchetto di coriandoli dici: che bello, quanto è colorato, chissà che cosa si può fare. Lo tagli, i coriandoli scendono e vanno ovunque, e poi alla fine prendi un coriandolo per volta e dici: cosa me ne faccio di un coriandolo? Questo è quello che sta facendo il governo. Soldi che ce n'erano, perché ce n'erano soldi a disposizione, e vengono buttati così, come se buttassimo l'elemosina. Il problema è che poi questi soldi non arrivano ai diretti interessati, non arrivano alle aziende e non arrivano alle famiglie. È un problema. E questo è il problema di chi non sa governare. Allora, grazie a Secondo Scanavino, presidente nazionale della CIA. Grazie tanto a Giorgio Marletti, presidente nazionale di Confartigianato. E grazie a Matteo Lasagna, vicepresidente nazionale di Confagricoltura. Vi ringrazio in modo particolare perché siete stati molto concreti, e di solito chi parla poco vuol dire che le idee sono chiare. Ringrazio molto Maurizio Fugatti, buon lavoro, e ringrazio molto Gianmarco Centinaio.